Tanti, secondo molti, troppi episodi di microcriminalità in questi giorni a Pescara, quanto basta per minare la percezione della sicurezza, ma la questore Misiti allontana l'ipotesi di emergenza e lo fa in un contesto peraltro rassicurante. La presentazione del giuramento per 87 nuovi agenti di polizia che hanno frequentato la Polgai di Pescara. Si parte inevitabilmente dall'inquietante episodio di ieri pomeriggio, con quattro minorenni, tra l'altro tutti di buona famiglia, che creano panico e scompiglio in città e soprattutto sull'asse attrezzato a bordo di un'auto rubata. A volte si verifica una cultura di questi ragazzi che sono lasciati un po' allo sbando, quindi che vengono lasciati in giro per la città senza alcun controllo, e poi i risultati sono quelli che abbiamo visto ieri. Come rispondere anche a chi teme che possa esserci un'emergenza sicurezza? I dati mi dicono che i reati sono tutti in calo, rapine, furti, aumentano gli arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, stiamo aumentando i controlli per la movida, i fine settimana ormai saranno appannaggio di attività noce delle forze di polizia, proprio per dare quel senso di tranquillità sia al cittadino che vuole riposare in pace, sia al ragazzo, alla persona che vuole andarsi a passare una serata diversa. E intanto venerdì mattina dalle 10 nel suggestivo scenario del Marina di Pescara, giuramento per 87 allievi della scuola di polizia per il controllo del territorio che hanno partecipato al 204° corso. 63 ragazzi, 24 ragazze, media età 25 anni, quasi tutti laureati, pronti già a scendere in campo, all'orizzonte per loro 4 mesi di prova in varie questure dove saranno destinati. Tutto sono circa 400, diciamo, questo 204° corso, sparsi in altre scuole della polizia. I nostri 87 ragazzi venerdì mattina celebreranno in forma solenne il loro giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi della Repubblica. E tra l'altro, sentivamo prima, già per loro sono pronte le destinazioni, quindi si scende subito in campo. Loro sono già, diciamo, destinati, nel senso che hanno già delle indicazioni di dove potrebbero andare, poi dipenderà logicamente dalle scelte anche dall'amministrazione, a seconda anche della loro graduatoria finale. Loro hanno dato delle indicazioni di preferenza, vediamo insomma dove poi verranno collocati.